Questa macchina a 106 anni è partita al primo colpo? Sì, a mezzo colpo è partita. E queste macchine sono così, o partono subito o se no non vanno. Ecco, per lei è un gioiello prezioso. Io è 40 anni che ce l'ho, l'ho importata dalla Francia, poi l'ho restaurata e ho fatto tanti raduni. Una grande passione quindi quella per le macchine d'epoca. Per me è una grande passione quella lì. Danno tante soddisfazioni queste macchine. Qualsiasi sport, qualsiasi hobby deve avere tanta passione per poter portarla avanti per anni. Io ne ho 8 di macchine, un po' di tutte le epoche fino a dopo la guerra, subito dopo la guerra. Da una tira l'altra. La curiosità in Piazza Cavalli qui è tanta, sono radunate le macchine che parteciperanno al trofeo Renati, ci sono davvero dei pezzi molto pregiati. Effettivamente sì, quest'anno abbiamo forse un po' anche esagerato perché abbiamo mirato in alto, abbiamo mirato intanto con questa bella esposizione di auto considerate pre-war. Le pre-war sono quelle auto che vanno dalla fine della prima all'inizio della seconda guerra mondiale. E qui abbiamo dei pezzi che partono addirittura da 1911, un Humber Cyclecar che è lì dietro, effettivamente è un pezzo pregiato. Abbiamo radunato i nostri soci, i nostri amici qui a Piacenza e abbiamo creato Piacenza Città in Movimento. Questo è il prologo, ma non è un semplice prologo, è un prologo importante per il trofeo Renati che si svolge il 24 invece a Bobbio. Il trofeo Renati quest'anno toccherà 4 province e diventiamo ogni anno sempre più importanti. Iniziamo a girare le regioni con le varie province perché sarà l'Emilia Romagna, il Piemonte, la Liguria e anche parte della Lombardia ad essere toccati appunto dal trofeo Renati. 130 km di percorso di regolarità storica con la formula particolare quest'anno, proprio questione di novità, la formula C-Sport e ASI regolarità classica. Questo per far sì che i partecipanti siano contenti e certi di poter venire ad una manifestazione importante come appunto il trofeo Renati. Le posso chiedere che modello è? È una Lancia Lambda settima serie del 1927. E il proprietario? Sì, l'ho restaurata io, le restauro io le macchine. Un grande appassionato quindi di automobili? Sì, una passione che da tanti anni, purtroppo è una malattia che non ti toglie più. E quindi partecipa sempre a questo tipo di manifestazioni? Qualche volta sì, quando ne faccio qualcuno di diverso, per non ripetermi, quest'anno qui non ero mai venuto a Piacenza, mi è piaciuta moltissimo, molto bella. Possiamo chiederle qualcosa dal punto di vista economico su questo tipo di macchine? Quanto costano, quanto costa tenerle, dove si tengono? Devono chiedere. Allora, il valore non si sa, perché poi è talmente vario chi la compra a 10, chi 100, chi a 1000, non, la stessa macchina può succedere. Io le compro brutte, le restauro io, allora sicuramente le pago poco, 5, 10.000, 20.000 euro, ecco. Poi ho tutto il mio lavoro e spendo altri 5.000 o 10.000 per lavori o pezzi di ricambio che occorrono, ecco. Però non è, per me non è mai una grande spesa, perché faccio io. Se si facesse fare da un altro, oggi con le ore di lavoro devono essere pagate. Quanto tempo ci vuole per restaurare una macchina come questa? 5 anni, certo. Piano piano, non 8 ore al giorno, ogni tanto, qualche ora, 5 anni ci andrà. Come hobby quindi? Come hobby, sì, puro hobby. Vedo che ci sono tante donne qui oggi in Piazza Cavalli, siete abituate a fare questo tipo di manifestazioni? Sì, siamo abituati, non lasciamo andare i mariti da soli. No, vero? Non vanno da soli, la questione è che non vanno da soli. Ci vogliono sempre qualcuno dietro, sempre. Se abbiamo bisogno di spingere la macchina, abbiamo... Quindi siete costrette a seguirli o vi siete appassionate? No, siamo appassionate anche noi. La questione ci ha appassionato poi. No.